Allora ragazzi, benvenuti in questa nuova scheda PG. Oggi parliamo di Esta Rossa, PG figo, forte, tutto quello che volete ragazzi. Allora, prima di iniziare vi invito ad iscrivervi, lasciare un bel mi piace e a fine scheda farmi sapere che cosa ne pensate, va bene? Quindi, partiamo subito con le informazioni generiche. Rilasciato il 2 agosto come fest da banner da 900, garantiti c'erano lui, Margaret, Zeldris, Usak e AM, ok? Quindi avevamo quella scelta. Attributo velocità, razza demone, perfetto. Passiamo alle abilità. Ah, tra l'altro, prima che mi dimentichi, ottimo PG per il periodo, per il punto del gioco nel quale siamo adesso, perché come statistiche, puramente di CC, è quinto. Parte dietro solo a Elizabeth, Diane, Mel, The One, e appunto poi c'è lui, quindi non è male. Chiaramente livello 100, Super Awakening al 6, Special livello 1, e Relic, eccetera, eccetera. Quindi, ok. Poi, dicevo, abilità. Allora, ha inondazione, 200, 300, 500, stessa identica carta di The One, e Dark Leap, che è un nuovo effetto, se così vogliamo chiamarlo, 200, 300, 500, quindi i moltiplicatori sono gli stessi, però Dark Leap non va a fare come Flood, quindi 0.8% danno addizionale in base agli HP rimasti, ma appunto, lo ripeto, Dark Leap va ad aumentare del 50% il danno per Darkness sul bersaglio. Cos'è la Darkness sul bersaglio? Qui ci colleghiamo direttamente alla passiva. È un buff grigio che Esta Rossa mette, e adesso vi leggo la passiva. Applica una stack di Darkness, che tra l'altro, tra parentesi, aumenta il danno ricevuto del 10%, quindi al nemico. Praticamente aumenta il danno fatto al nemico che ha questo buff. Lo applica ogni qualvolta un demone o un comandamento fanno danno. Quando ci sono 4 o più stack di Darkness, applica Encroachment, diminuisce tutte le stat del 40%, però rimuove i debuff grigi di Darkness e lo applica per un turno sul nemico. Poi, in più, ogni Darkness aumenta le stat base degli alleati del 5% fino a 10 volte, ok? Riassunto, ragazzi. Ogni qualvolta un comandamento e un demone attaccano, si applica un Darkness sul nemico attaccato. Darkness aumenta i danni ricevuti dal nemico. Quando ci sono 4 più stack si attiva Encroachment e vanno via i Darkness. Encroachment praticamente diminuisce di tantissimo, del 40%, tutte le stat nemiche, tutte quante. Poi vabbè, per ogni Darkness in più aumenta le stat base degli alleati del 5, eccetera, eccetera. Quindi una passiva che si basa tantissimo sul buff e il nerf delle stat. Il che è ottimo, è veramente ottimo. Poi, comandamento, perché sì, ha anche il comandamento questo PG. Quando un eroe usa una skill, rimuove un buff sull'eroe. Easy peasy. Vale sia sugli alleati che sui nemici. Esempio, se Margaret fa il buff nemico, Margaret nemica fa il buff e attacca, prima di attaccare gli si rimuove un buff. Stessa cosa un Mel alleato. Se il nostro Mel ha 3 buff sulla testa e noi gli diciamo di attaccare, prima che attacchi gli va via un buff. Quindi occhio ragazzi, occhio. Come stat in generale abbiamo stat ottime, perché siamo sul 150 di possibilità. No, che cavolo dico? 100... Dov'è? Sorry. A livello 6, aspettate, ce l'avevo. L'ho perso.
Ho perso la stat. Fermi tutti, fermi tutti. Era qui sotto. 115. Sorry. 115 di probabilità e 121 di danno critico. Che, voglio dire, non è per niente male. Chiaramente Super Awakening a 6, senza costumi. Che poi è 221, tra l'altro qua è tradotto di merda. E non è per niente male, non è per niente male. Tra l'altro sul Jap l'ho pullato nel caso e funziona, funziona ragazzi. Allora, come vedete dalla tabella in basso a sinistra, abbiamo un quinto posto come potenza offensiva, è palesemente un DPS. CC e HP se la cava più che bene comunque. Ora, la ulti, non vi ho detto, sorry. Diminuisce l'attacco di tutti i nemici del 20% per 3 turni e infligge resonance, che sarà risonanza, 380 AOE. Allora, resonance fa il 15% di danno per ogni buff, debuff e stance sul nemico, sul bersaglio. È AOE, quindi mi raccomando. Tra l'altro, i moltiplicatori variano, nel senso che il danno aumenta con l'aumentare della ulti, chiaramente, ma diminuisce la difesa, guadagna l'effetto a livello 3 sul 4, diminuisce la difesa del 20%, livello 3-4 appunto. Poi livello 5 della ulti diminuisce le stat base del 20% e a 6-6 diminuisce le stat base del 30, cioè è tanta roba, per 3 turni, tra l'altro ragazzi, è tantissimo, tantissimo. E la resonance multiplier, o resonance multiplier, passa dal 5, 10, 15, 20, 30 e 40, 6, che anche qui è tantissimo, andrete a fare milionate di danno quando effettivamente basta un 200.000 per shottare un PG, praticamente. Comunque, questo è il PG. Allora, dicevo, la tabella l'abbiamo vista. Parliamo un attimo del tasto dolente in questione, che è quello degli equip, perché dipende, ragazzi. Allora, è un DPS. Io lo farei attacco danno critico, ve lo dico subito. Attacco danno critico perché deve fare il danno, punto. Easy peasy. La questione qual è? È che se la volete portare in PvP, un vita danno critico, effettivamente, essendo che fa talmente tanto danno di per sé che non serve dargli attacco, ci sta più che bene vita danno critico. Vi aiuta con la CC, eccetera, eccetera. Quindi ci sta. Dipende dalla vostra ulti, in realtà. Se usate parecchio la ulti, l'attacco in più non ve ne fate nulla. Dipende come lo giocate, dipende chi mettete in team, dipende da tante cose. Io vi consiglio, se la vostra intenzione è quella di giocarlo in PvP, vita danno critico. Se lo volete utilizzare un po' di più in PvE, attacco danno critico va pure bene. Vedete voi ragazzi, vedete voi. Io lo farò attacco, ma ci sto ancora pensando, Quindi... Vedremo come si evolvono. Ma più che altro sapete cosa? Va provato. Perché ok fare le schede PG così per farvele uscire il giorno dell'uscita del PG, bene o male, però va provato, va aspettato almeno un po' di tempo, 2, 3, 4 giorni per vedere come gira nei vari contenuti, eccetera eccetera. Quindi sappiatelo. Mal che vada ragazzi, dovreste avere comunque un equip vita difesa per il vecchio e sta rossa. Fate un attacco danno critico e avete tutti i pezzi possibili per fare le varie prove. Comunque, come demone ho messo il rosso, per ovvi motivi. Chiaramente per ovvi motivi. No, ho un lapsus incredibile, non mi ricordo se rosso è rosso o no. No, rosso è verde. No, che cazzo? No, rosso è rosso. No, lapsus. No, il crimson è verde. Il crimson è verde perché si usa Sariel. Quindi
È giusto. Che mio Dio, mi sono cacato addosso. Ho detto ho sbagliato tutto. E invece. Quindi PvP gli ho dato un SSS perché, ragazzi, messo nel team giusto, tra l'altro in questo periodo hanno leakato un sacco di demoni, fa il suo. Mi dispiace, ma se vi trovate come avversario in un'esta rossa messo bene, anche con il team Arcangeli non vincete. Mi spiace. PvE S più provvisorio, perché non credo che sarà così tanto utile, però, ripeto, è una mia opinione. Nel senso che potrebbe essere quel personaggio che mettete al posto di The One per divertirvi un po', perché fa comunque danno, è comunque forte e lo usate. Però nella sua passiva, nei suoi attacchi, nelle sue abilità non vedo qualcosa che mi fa dire toh, lo userò ovunque, tipo Meldark, che mi diminuisce praticamente il danno preso in qualsiasi contenuto. Lui è forte, fa danno, però anche The One fa danno. Non so se capite cosa voglio dire. Comunque, sub B, farming A+, solo perché fa parecchio danno con i single target, ma non so se lo merita una più. Valutazione complessiva 9 su 10, perché è un bel PG e fa bel danno. Ok? Tutto qui, ragazzi, tutto qui. Ora, perdonatemi le gaffe di questo video, ditemi la vostra. E noi ci vediamo alla prossima, ok? Ciao belli!